Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, la macchina che tra i tanti titoli ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Roll e il suo copilota navigatore Christian, uscita numero 17, è un'edizione Centauria, il modello in scala 1 a 8. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi che troverete in ogni collezione che deciderete di acquistare. La collezione è composta da 110 uscite e qui troviamo i parafanghi con le staffe, tutto in metallo. Alla fine di questo montaggio restate con me perché prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. È un modello che consiglio a tutte le persone che amano quest'auto e soprattutto il modellismo fatto veramente bene. Perché questo modello è fatto veramente bene. Ed è enorme. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie infinite ragazzi per continuare a contribuire a dar vita al canale. E alle persone invece che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Questo è un modello che mi ha commissionato un mio iscritto. Ecco qui, guardate. Parafanghi anteriori, tutti in metallo, e parafanghi posteriori. Poi abbiamo 6 staffe in metallo e 3 serie di viti. SM, CM e AM. Ecco qui, prima cosa che io sono andato a fare. Allora, prima di tutto non l'ho fatto perché, mi è venuto in mente adesso, scusatemi, ci sono da montare queste staffe, che adesso andiamo a montare, con le viti SM. Ma non serve crearvi il filetto, perché, come vi ho detto tante volte, quando la vite è corta, non createvi il filetto. Quando la vite invece è lunga, sì. Va bene? Quindi andiamo a prendere questo, lo mettiamo così, lo fissiamo con 2 viti SM. Ce ne vorranno 12 perché ce ne vanno 2 per ogni staffa e le staffe sono 6. Quindi puntiamone una, ecco qui, possiamo stringerla. Perfetto, facciamo la stessa cosa da questa parte, così, questo cacciavite ormai è da
sostituire, non ha più la calamita che serve. Dopo aver fatto questo video, seguitemi perché vado a preparare l'uscita numero 67 della Lancia Stratos Livrea Alitalia del grande Sandro Munari e il suo copilota Silvio Maiga, vincitrice del Rally di Monte Carlo nel 1976. La macchina era la numero 10. Ecco qua. Adesso metto pausa, ripetiamo la stessa identica cosa per questo qui, che è il parafango anteriore, anche questo. E ci vediamo dopo. Ecco qui. A questo punto prendiamo 12 viti CM. Io con l'ausilio di un lubrificante qualsiasi, io ho usato questo del grasso, ma ripeto, va bene anche l'olio. Non usate l'olio da cucina, altrimenti poi negli anni vi fa un odore il modello che lo mettete veramente sotto barattolo. E mi sono andato a creare i filetti qui. Mettendo un po' di luce all'immagine, qui dove c'è già la vite, poi su quelli posteriori, 3 per ogni parafango. Poi, prima di montare questi, ho girato il telaio, eccolo qui, e con una vite AM mi sono creato il filetto qui. No, scusatemi, ho sbagliato qui. Che dove andrà poi la parte finale del motore che andiamo poi a fissare, perché fissiamo il motore poi sempre con la stessa vite. AM mi sono creato il filetto qui e qui. Bene, adesso procediamo al montaggio dei parafanghi con le viti CM. Giriamo il telaio perfetto, svitiamo le viti CM qui. Perfetto, oh sì, se magari prendo l'altro parafango forse riesco anche a montarlo. Ecco qui, guardate. Perfetto. Se vi siete creati il filetto, vi basterà girare il cacciavite al contrario, appena sentirete il click, vorrà dire
che la vostra vita ha preso correttamente il filetto e non correrete il rischio di fare alcun danno. Vi consiglio di crearvi filetti perché le viti sulle staffe non vi fanno lavorare in maniera perpendicolare. Se vi siete creati filetti non avrete alcun problema a far entrare la vite e a vitarla correttamente nel suo foro dedicato. Stringiamo tutto. Perfetto. Adesso facciamo la stessa cosa con il parafango destro. Fate attenzione a questa leva che non la danneggiate. Avete visto cosa ho fatto? Sposto prima il parafango, così vado in maniera perpendicolare e poi lo addrizzo. Vi aiuta ad avvitare bene la vite. Se dovete correggerlo un po' allargandolo, stringendolo, fatelo pure, nessun problema. I fori sono come una dima, deve essere messo lì e non in nessun altro posto. Allentiamo un po' questa. Anzi, la tolgo proprio e la metto dopo. Metto prima questa. Allora facciamo così. Svitiamo anche questa. Ok, vediamo se così andiamo meglio. Proviamo. Ricordatevi che non bisogna mai aver fretta quando si montano i modellini. Questo così a posto. Questo così appreso, vediamo adesso di qua, dovremmo esserci. Opla là. Avete visto cosa ho fatto? Meno male che si è soltanto staccato. Stringiamo adesso bene tutto. Perfetto. Ok, così va benissimo. Adesso montiamo questi posteriori. Continuo a sbagliare stasera, eh? Questo è il 16° video, sono leggerissimamente stanco. Monto questo, poi quell'altro è la stessa cosa. Metto pausa al video e poi ci vediamo dopo per il montaggio del motore.
Ok. Stringo. Perfetto. Perfetto. Ecco fatto. E tutti i parafanghi sono stati montati. Bellissimo. Veramente un'ottima scelta. Bene, adesso andiamo a montare questo. Questo s'assuda solo, ma io poi un po' di colla glielo metto perché era già incollato prima. Rimuovo la vite AM che ho usato per crearmi i tre filetti dove gli ho fatto vedere prima. Ok. Questo lo inseriamo così. Perfetto. Teniamo il dito qui. Lo giriamo. Eccolo qua. Perfetto. E metto la prima vite. Così. Ma è questa la vite? Mi sembra un po' troppo grossa questa vite qui. Proviamo a sostituirla. Oppure mi sembra quella. Tutti i cacciaviti hanno perso la magnetizzazione. Ecco qua. Una l'abbiamo messa. Metto l'altra qui. Qua sopra. Pensate anche al progetto che c'è per fare un modellino di questo tipo, fatto in questa maniera. Rendetevi conto. Aspettate, ragazzi. Giro il modello da questa parte perché vedo meglio, così non ce la faccio. Ecco qua. Fate attenzione con le dita sotto quando premete a cosa toccate, che non create danno sul motore. Come ho fatto io prima, avete visto che poi andrò a incollare il pezzo che era già incollato. Ecco qui. Mettiamo l'ultima vite e anche questo montaggio è terminato. Ok, possiamo stringere. Ma
Mamma mia, ragazzi, guardate che spettacolo questo modello. È di una fattura incredibile. Meraviglioso. Bene, prendo quello che è avanzato dai montaggi precedenti, i due semiassi, uno di qua, uno va di là. Ruota anteriore sinistra con il trapezio e poi lo splendido musetto anteriore. Con 10 luci, comprese le frecce, 10 luci a LED. Sembra vero. Che spettacolo. E guardate cosa abbiamo qui. Meraviglioso. Targhette in alluminio, tutto in metallo. Sembra verniciato ad olio, bellissimo. Le targhette non sono incollate come potete vedere, ma sono avvitate con delle viti piccole a stella. Guardate che spettacolo. E la precisione anche delle riproduzioni, guardate le scritte. Si leggono. E sotto la finta vetroresina con sopra dove è posizionato poi sul motore il turbo abbiamo il paracalore applicato successivamente come nelle macchine vere e qui la finta guarnizione, tutto quello che vedete in nero è la finta guarnizione. Che dirvi ragazzi? Meraviglioso, meraviglioso. Stupendo. Modello veramente particolareggiato e fatto veramente bene. Io vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, sempre che ne abbiate piacere, e di attivare la campanella. Ciao a tutti ragazzi, grazie ancora.